Tommy Miglietta, percussionista, tamburellista, 12 anni e hai già girato il mondo. Cosa ti aspetti per questo 2020? Mi aspetto tante belle sorprese, tante emozioni, soprattutto tante cose belle, di viaggiare, di divertirmi comunque anche con la musica, sì, tante cose belle. Perché la musica per te non è soltanto lavoro, è un grande divertimento. Sì, è un grandissimo divertimento. Ho sentito che hai consigliato ai tuoi coetanei, ai tuoi 12 anni, quindi sei giovanissimo, di imparare a suonare uno strumento. Sì, perché comunque la musica ti porta un po' ad immaginare, a sognare e poi soprattutto la musica fa viaggiare. Se si diventa di un certo livello comunque si può viaggiare un po' in tutto il mondo. Quindi è un mezzo per conoscere il mondo, per ampliare le proprie conoscenze, per diventare sempre più grande. Sì, esatto. E tra gli artisti che hai conosciuto, qual è quello che ti ha emozionato di più? Beh, ne ho conosciuti un bel po'. L'ultimo che ho incontrato è stato Tullio De Piscopo, che comunque è stata pure quella una bella esperienza. Poi anche con Gaetano Corrieri, sempre nomi abbastanza conosciuti. Certo, quindi ti sei trovato bene con loro, ti sei sentito Sì. a tuo agio. Sì, esatto, poi soprattutto con Tullio che. Ah, vieni qua, papà, vieni. Quindi un personaggio che ti ha messo Sì, a tuo agio e ti esatto. ha fatto stare tranquillo. E da loro hai ricevuto qualche consiglio speciale che tieni nel cuore? Beh, sì, di non montarmi la testa soprattutto, ma sempre di sperare, di andare avanti, continuare a studiare. Che è la cosa più importante, Sì, soprattutto alla tua esatto. età. Bene. Il tuo gruppo continuerà il tour? Sì, nel 2020, Ci sì. saranno delle nuove date, quindi aspettiamo di conoscere le nuove date. Sì, aspettiamo di conoscere un po' anche in giro in tutta Europa, in tutto il mondo. Benissimo, grazie Tommy. Ciao.